Consigliere Cisogna, chiede di intervenire il consigliere Serra e ne ha facoltà. Prego, consigliere. Si sente, vero? Niente, giusto per non, assolutamente non per fare polemiche sterili, ma per, come dire, unirmi ad una voce, credo, corale che è uscita dalla Commissione Sport, Cultura e Istruzione l'altro giorno, ma soprattutto perché è uno non dei miei cavalli di battaglia, ma dei miei chiodi fissi, quello che dico quasi in ogni consiglio. Cioè il fatto, io su questo vi chiedo veramente un'attenzione particolare, perché altrimenti ci ritroveremo problema che diventerà sempre più grande, problemi che diventeranno sempre più grandi, secondo la mia modestissima opinione, è che arriverà un momento che non saremo in grado di gestire. Allora, noi, indipendentemente da questa cosa qui, da questa situazione contingente, momentanea, roba varia, va bene, di oggi, riguardo a quell'atto che mo abbiamo messo all'ultimo punto, non lo sappiamo se è proprio. Ma al di là di questo, la situazione è di natura totalmente differente e voglio, ho chiesto esplicitamente a Pinuccio di registrare, perché io farò girare sui social questa cosa, perché tutti i cittadini devono sapere che c'è chi dà voce alle lamentele del 99,9% dei cittadini, cioè noi politici non possiamo correre a mettere riparo ai danni che alcuni funzionari arrecano indirettamente ai cittadini del nostro comune. Soprattutto non è normale che la mia amica e assessore Angela Liberano deve andare allottando per gli uffici, mettendoci pure il fegato, e poi un cittadino deve venire fortuitamente nella commissione Sport, Cultura e Istruzione a propinarci un problema. Oh, è che stiamo al mercato. Mai successo in tanti anni di consigliatura. I funzionari devono fare quello che la politica dà di indirizzo, dicendo solo sindaco, amministratore, giunta, quest'altro non potete approvare perché sennò si va in galera. Il resto, l'indirizzo politico amministrativo, lo dà la politica, assumendosi le responsabilità quando ci candidiamo. Non possiamo perdere tempo come l'altro giorno ad andare a mettere pezze a colore di funzionari che litigano tra di loro. Perché prendono gli stipendi, lauti? Perché prendono i premi di produttività, lauti? Mo' basta! Se no andrò in piazza e farò un comizio su queste cose. Sentite dal 99% dei cittadini. Basta! Questo atto è sintomatico di una situazione ridicola dei dirigenti, segretario. Dei dirigenti! E fateglielo sentire quest'anno, lo pubblicherò perché pure qualcuno lo vede, qualche dirigente. Ora basta, la misura è colma. L'altro giorno è stata una situazione da circo, da operetta, dove noi dovevamo sanare sulla base di qualcuno che poi, segretario, ogni tanto facciamo un'interrogazione mensile sul TUEL ai dirigenti, va bene, sul regolamento comunale nostro. Noi dovevamo sanare la cosa fra due dirigenti, ma insomma, i due dirigenti, per quanto mi riguarda, dovevano stare qua oggi. Dove stanno? Noi li paghiamo per coadiuvarci, vengono pagati. Basta, per favore, tutti noi insieme facciamo questa lotta, perché se non avete capito, qui è una lotta a chi vuole metterci il gioco. La morsa io non me la sono fatta mettere mai da nessuno.